Oggi parliamo di skincare autunnale, è il momento di fare la revisione alla skincare perché sta cambiando la stagione e quindi dobbiamo rimodulare un attimino la nostra beauty routine. Che cosa cambia in questo periodo? Finalmente possiamo reintrodurre gli acidi nella nostra skincare. So che c'è gente che li usa anche in estate, io sono un po' contraria perché la pelle è già tanto stressata dal sole, soprattutto se come me andate spesso al mare e mi sono molto più concentrata sull'idratazione che sull'esfoliazione. Ovviamente sfogliavo sempre regolarmente la pelle, ma con prodotti che non contenevano acidi, quindi con prodotti sfoliazione meccanica, con prodotti un pochino più delicati. Ad esempio, in labbra abbiamo lo scrub a diamanti, ecco, ho utilizzato quello durante l'estate. Adesso invece possiamo reintrodurre prodotti un pochino più strong. Ad esempio, per quanto riguarda l'ambre, sempre abbiamo questo prodotto agli alfa idrossiacidi, quindi è un face cleanser 3 in 1 perché funziona anche da detergente e da maschera, volendo lasciandolo applicato un pochino di più, e funziona appunto come un esfoliante chimico perché è a base di complesso di alfa idrossiacidi che sono delicati allo stesso tempo, però hanno i loro effetti sulla pelle, quindi la pelle si esfolia perché non c'è niente di più brutto di quella patina grigiastra che rimane sul viso quando la bronzatura comincia ad andare via. E ovviamente queste sono delle indicazioni, io parlo dei miei prodotti perché ovviamente li conosco, però regolatevi voi, ovviamente non voglio fare video, insomma, di sponsorizzazione, ma di consigli. E per quanto riguarda per la sponsorizzazione ho fatto tra l'altro un video simile però sulla mia pagina e infatti mi sembra di avere un déjà vu, cioè ripeti sempre le stesse cose. Allora, per quanto riguarda invece l'idratazione del viso, mi trovo molto bene con la Vitamin Care, quindi tutte le creme a base di vitamine comunque vanno bene. Questa in particolare contiene anche un'alta percentuale di retinolo che io adoro e quindi mi piace anche che ci sia nelle creme. Per quanto riguarda invece il procedimento, no? Ecco, abbiamo detto utilizzare prodotti un pochino più delicati e detergenti che non siano troppo aggressivi. Il tonico, ecco, sul tonico volevo spendere due parole perché so che ci sono tante persone che non lo considerano, non lo ritengono necessario. E c'è chi invece a torto pensa che serve per ripristinare il pH della pelle, per chiudere i pori come se i pori fossero porte che si aprono e si chiudono. No, il tonico serve per dare un'idratazione al viso che non sia quella dell'acqua che è molto calcarea, almeno nella stragrande parte delle regioni italiane abbiamo acqua molto dura, molto calcarea, quindi quando ci laviamo il viso rimane quest'acqua calcarea sul viso che non va bene. E quindi per ripristinare un giusto equilibrio, ecco, l'idratazione gliela diamo con un tonico ricco di sostanze emollienti, oppure potrebbe essere un tonico con altri attivi, ci sono tonici che contengono vitamine, ci sono tonici illuminanti, ecco, per esempio questo della linea Oil Olive, un tonico calmante, c'è dentro anche estratto di lavanda e oltre all'olio di oliva ed è molto, diciamo, idratante per la pelle e fa da base ai step successivi. A me piace mettere l'acido ialuronico anche perché è importante non tralasciare l'idratazione, non è che in estate dobbiamo idratare, adesso no, anche adesso c'è bisogno di massima idratazione anche perché la pelle si sta esfoliando, no? Sta andando via la bronzatura, quindi dobbiamo idratare ancora di più per far sì che la pelle sotto sia bella. Quindi acido ialuronico e poi solo dopo metto la vitamina C, perché di solito i sieri di vitamina C richiedono una pelle asciutta, mentre l'acido ialuronico lavora bene su pelle umida. Quindi che faccio? Metto prima tonico, poi il siero all'acido ialuronico e poi, quando la pelle è ben asciugata, vado a mettere il siero alla vitamina C, nel nostro caso il Morning Miracle. La vitamina C è essenziale, quello, insomma, penso che l'ho detto anche in altri video, non deve mai mancare nella nostra beauty routine e soprattutto in questo periodo rende la pelle molto luminosa e c'è sempre bisogno di vitamina C. E per quanto riguarda la
filosofia coreana è importante stratificare i prodotti secondo la consistenza, quindi va messo dal più sottile al più pesante. In questo caso però io faccio un'eccezione, metto prima l'acido ialuronico che è un pochino più corposetto e poi la vitamina C, perché questo discorso comunque che vi ho fatto, l'acido ialuronico lavora bene su pelle bagnata, vitamina C su pelle asciutta, insieme stanno benissimo acido ialuronico e vitamina C. Poi si passa alla crema da giorno, eccetera. Importante in questo periodo scegliere delle texture un pochino più corpose, non eccessivamente perché ancora non è freddissimo, però neanche quelle così blande e leggere che abbiamo utilizzato in estate. Persone, ad esempio, tante persone in estate hanno bisogno di creme opacizzanti che tengono a bada la lucidità, magari in questo periodo un po' meno necessario. E, insomma, va un po' rimodulato il tutto a secondo del tipo di pelle. Ovviamente quello che va bene per me è diverso da quello che può andare bene per un'altra persona. Però queste sono linee guida in generale, linee guida di massima che potrebbero adattarsi a tutte le tipologie di pelle. Come quando parlavo appunto dell'acido retinoico, è ovvio che se uno ha un problema forte di acne, meglio l'acido retinoico piuttosto che il retinolo, ma se per uso cosmetico, ecco, io penso che è 1000 volte meglio il retinolo provato sulla mia pelle. Io ne ho provati ovviamente tutti e due e vi dico che se optate per la seconda scelta non avete effetti collaterali. E per quanto riguarda invece il contorno occhi, io sono molto favorevole all'uso del contorno occhi, ma se ci sono dentro degli attivi efficaci, ad esempio in Lambra abbiamo quello della linea Lux a base di peptidi che veramente vanno ad aiutare questa zona del viso. Altrimenti una qualunque crema idratante va bene anche per il contorno occhi, perché è vero che c'è la pelle che è più sottile, tutto quello che volete, ma è fuffa, è marketing, ragazzi, cioè vi stanno dicendo che dovete acquistare due prodotti. In realtà non è necessario utilizzare due prodotti idratanti, una semplice crema idratante va bene. Se invece volete un prodotto veramente specifico per quella zona che agisce ad esempio sulle occhiaie come la caffeina, sulla luminosità, quindi ci deve essere la vitamina C all'interno, oppure in questo caso anti-age, i peptidi, bisogna avere un attivo efficace per la nostra problematica. Io per fortuna non ho borse, ho pochissime occhiaie. Zero occhiaie, posso dire che non è un problema che mi riguarda quello, però mi serve con un contorno occhi anti-age, quindi mi rivolgo ai peptidi. Quindi là si differenzia in base alla tipologia di pelle. E io spero che vi ho dato qualche dritta, insomma, per riaggiustare un attimo il tiro sulla vostra beauty routine, perché ricordatevi sempre che si deve adattare anche alle condizioni atmosferiche. Ad esempio, se c'è tanto vento, la pelle si disidrata e c'è bisogno di utilizzare una crema alle ceramidi e così via. E niente, noi ci vediamo al prossimo video a tema skincare. Farò forse proprio una playlist con tutti questi video che voglio cominciare a farli regolarmente perché ci sono veramente tante cose da dire. È un argomento in cui sono molto molto ferrata e studio da tanto tempo. Faccio corsi di aggiornamento e comunque ci lavoro con la cosmetica, quindi posso veramente dare dei consigli utili su questo tema. E ci vediamo al prossimo video.